quando penso ho 18 anni che vengo qui tutti gli anni, sono venuto da amministratore, da cittadino, da dirigente politico, cioè è un dovere per noi, anzi ci sono venuto in questi 9 anni e mezzo di presidente più volte, addirittura qui chiusi la mia seconda campagna elettorale, quella di quasi 5 anni fa, no, ma è un dovere, dovrebbe essere un dovere morale di tutti gli italiani, perché sono questi luoghi che hanno segnato una tragedia di proporzioni immani. La Costituzione è per sua natura antifascista e basterebbe leggersi l'articolo 3, come ieri sera Aldo Cazzullo in Teatro Scandiano ha ricordato, e abbiamo il dovere in un momento come questo di unire tutti coloro che pensano che la vita persino perduta da migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi, donne e uomini, questa è stata la regione peraltro più segnata di tutte, in ogni frazione, non in ogni comune, ci sono cippi, lapidi, monumenti dedicati alla resistenza, ai partigiani, hanno dedicato la vita per ridare a noi libertà, pace, democrazia. Io sono del 67, credevo di rimanere fino alla fine dei miei giorni la prima parte di quella prima generazione che mai avrebbe dovuto commentare una guerra in Europa nella storia dell'umanità, invece abbiamo anche questo, e quindi è un momento talmente particolare che c'è bisogno. Poi vedo un revisionismo, un tentativo di revisionismo di ritorno che mi spaventa. La vicenda di Scurati ne è un emblema incredibile, e noi dobbiamo pietà, dobbiamo dare pietà a tutti i caduti, ci mancherebbe, da ogni parte, ma guai se, come qualcuno sta tentando di fare, si mettessero sullo stesso piano coloro che hanno perduto la vita per difendere e mantenere un regime assassino e chi invece l'ha data per ridare a tutti libertà, pace e democrazia. Il movimento operaio, il movimento dei lavoratori ha dato un contributo decisivo per sconfiggere il nazismo e il fascismo, a partire dagli scioperi che fece nel 1944. Quando allora si operare significava deportazione, uccisione, mettere a repentaglio la vita, come è avvenuto, e quindi credo che essere qui oggi per me è stata una cosa importante, quindi ringrazio molto dell'invito e penso che oggi non sia solo il momento di ricordare quello che è avvenuto, ma sia il momento di utilizzare quello spirito di resistenza, di affermazione della democrazia e della libertà per impedire che quella svolta autoritaria che oggi è in atto in Italia e in Europa credo vada assolutamente respinta. E in questo senso, come sempre, la democrazia la si difende praticandola, e credo quindi che oggi sia un dovere essere qui, ma sia soprattutto importante avere in testa che per difendere la democrazia bisogna applicare la nostra Costituzione, e in questo senso credo che bisogna assolutamente impedire che la cambino e che vadano avanti quelle leggi folli che stanno discutendo e che stanno proponendo, e per questo penso che ci sia bisogno che oggi debba essere l'inizio di una mobilitazione nel paese per affermare i valori e i principi della nostra Costituzione. Per fortuna che c'è il 25 aprile, perché se non ci fosse il 25 aprile avremmo ancora il fascismo, avremmo ancora il nazismo. Se c'era ancora il fascismo e il nazismo, non solo eravamo divisi, ma non eravamo in democrazia. E quindi oggi, e che si sia dovuto sconfiggere il fascismo e il nazismo è un fatto, ma quello non ha diviso, quello ha unito il paese. È stata la condizione per riavere la democrazia e la libertà, e quindi occorre essere anche molto netti. La storia è molto precisa, non si riscrive. Riscrivere la storia vuol dire cambiare la nostra Costituzione e mettere in discussione la nostra democrazia. È un momento preoccupante, ma noi lo diciamo da un pochino di tempo, perché quando c'è così tanta difficoltà e non volontà di dire, di pronunciare la parola antifascista, di riconoscere che la nostra Costituzione, il nostro paese è libero grazie all'antifascismo, diciamo che sono minati tutti i contenuti e i principi e i valori che sono dentro la nostra Costituzione, quindi bisogna agire e agire tutti i giorni. È un'esortazione a fare in modo che davvero si smetta di
coltivare questa idea che l'antifascismo sia qualcosa di negativo e il fascismo invece abbia fatto anche cose buone, perché è qualcosa che è falsità storica. E allora, a forza di dirlo e a forza di divulgare, diffondere questa idea, poi si rischia di farlo tornare sotto altre forme, questo fascismo, e quindi la negazione dei diritti delle persone, la censura che abbiamo già visto e tante altre forme con le quali si fa tacere il dissenso. Mi preoccupano tutti questi piccoli germi di tentativo di silenziare appunto chi vuol dire no, chi vuol dire semplicemente vuole avere voce per esprimere un pensiero che non è esattamente quello che è sostenuto da chi è al potere. Questo ricorda, sotto altre forme, in maniere diverse, perché la storia non si ripete mai uguale, però quello che è già successo. E allora, siccome noi abbiamo una Costituzione che ci dà la libertà e che afferma che tutti quanti hanno la possibilità, devono avere la possibilità di esprimersi, allora anche in questi piccoli episodi, che piccoli non sono, bisogna cominciare a vedere la pericolosità e a difendere quindi tutto quello che la resistenza e l'antifascismo ci hanno dato. L'antifascismo è la base della nostra democrazia. Non è questione dei comunisti, tutti hanno combattuto contro a un certo punto la dittatura, si sono resi conto che era la strada sbagliata, era quella che portava verso il dirupo, tutti, dai militari che hanno lasciato e non si sono poi arruolati con Salò, e questa è la base della nostra convivenza e della nostra interazione sociale adesso. Se dimentichiamo questa, riapriamo le porte alla disgregazione, alla guerra civile, mi dispiace dirlo, ma è così. È veramente divisiva, infatti chi non la apprezza è fascista, non c'è purtroppo molto da dire sul tema, è divisiva solo se non ti fermi a ragionare sopra o se sei in malafede. Gnardi di Monzuno che hanno aperto questa mattinata, e ringrazio come sempre la piccola famiglia dell'Annunziata a cui cedo la parola per la funzione religiosa. Il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto. Ferruccio Laffi. Ferruccio, che vediamo rappresentato nel volantino delle manifestazioni di questi giorni, non è stato soltanto un fondamentale testimone. Ferruccio è stato un padre, è stato un nonno, è stato un amico per tanti di noi. Per anni ha raccontato la sua storia, in particolar modo ai giovani, nonostante il farlo gli provocasse molto dolore e gli facesse tornare costantemente a galla i ricordi di quei terribili momenti. Oggi qui a Montesole, luogo simbolo della resistenza, festeggiamo il 79° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e la conquista della libertà, il dono più prezioso
per ogni essere umano. Per molto tempo, come tanti altri, non ha mai voluto parlare di quello che le era capitato a Colulla, dove abitava con la sua famiglia. Ad un certo punto, in seguito al processo militare della Spezia, nel quale fu testimone della sua tragedia, cominciò a raccontare alle scolaresche, ai tanti adulti, le sue vicende del 1944. Aveva solo 15 anni. Raccontava con grande emozione e trasmetteva grande emozione. Purtroppo Ferruccio ci ha lasciato nel gennaio scorso. Ed io lo voglio ricordare qui insieme a tutti voi. Ricordare ogni giorno il dolore che non è mai stato accantonato, così come è stato per i sopravvissuti. Ricordare il dolore per restare umani, e oggi di sua figlia. Oltre a tantissimo orgoglio ci vedo anche tanto dolore. Dolore per una donna come Ilaria Salis, che, come scrive lei stessa dal carcere, è caduta in un pozzo profondissimo, un dolore che non chiede pietà, ma che chiede di essere visto, soprattutto sentito. Grazie di essere qui. So che non è stato facile arrivare oggi, perché c'è un tempo che non è propriamente accogliente, ma il fatto che siamo qui in tanti, nonostante tutto, rende bene l'idea di quanto sentiamo importante esserci, essere in questo luogo di memoria oggi, dei valori che condividiamo e della consapevolezza dell'assoluta necessità di festeggiare, di difendere questa celebrazione. Una celebrazione che è avversata a 79 anni dalla liberazione, pare che sia ancora più avversata rispetto al passato. Viene definita ancora divisiva. E il termine antifascista viene assimilato alla violenza. Viene detto che gli antifascisti hanno fatto morti. E questo viene detto da un ministro della nostra Repubblica nata dall'antifascismo, non da un nostalgico di Forza Nuova qualsiasi. E allora ci dobbiamo rendere conto, ma noi lo diciamo anche da tempo, di quanto sia pericoloso questo revisionismo, un revisionismo che adesso è al potere ed ha la capacità e dà la possibilità di far diventare la falsità storica verità, di dipingerla come verità e di divulgarla e di diffonderla. Allora, proprio per questo motivo abbiamo scelto anche da qui, da Montesole, da Marzabotto, di dare voce e un palco al monologo di Antonio Scurati, che è stato censurato. Lo facciamo qui come in tante altre parti d'Italia per dire no a questo fascismo strisciante, che si può manifestare in tanti modi. Si può non chiamare direttamente, chiaramente, fascismo, ma si può manifestare in altre modalità. La parte giusta e c'è stata una scelta della parte sbagliata, non si può riscrivere la storia. C'è stato chi ha scelto di stare dalla parte della dittatura, della discriminazione, della barbarie, e chi invece, non comodamente, ha scelto coraggiosamente di stare dalla parte del dissenso, della lotta per la libertà. Questa distinzione è sempre bene rimarcarla, e pare sia sempre più necessario farlo, perché per decenni ha vinto la tendenza, e ancora oggi lo si fa, ad annacquare le responsabilità del fascismo, sia rispetto alle stragi che sono state compiute all'estero, sia rispetto alle stragi che sono state compiute in Italia. E ancora una volta quest'anno chi è a capo del governo si è dimenticato di definire la strage delle Fosse Ardeatine una strage nazifascista. Questa non è una dimenticanza, è un'omissione volontaria, fatta volontariamente. Allora noi dobbiamo sempre sottolineare che tutte le stragi che sono state compiute sono state stragi nazifasciste, perché dentro l'omissione di questo secondo termine c'è distorsione della verità storica, che ha molto a che fare anche con il presente.
Noi siamo i ragazzi del CCRR, e appunto il Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze, un gruppo formato da 16 studenti e studentesse che si impegnano a partecipare attivamente attraverso proposte e iniziative all'interno della scuola e nel comune di Marzabotto. Per noi il 25 aprile è una data molto importante. La nostra scuola da molti anni si impegna a trasmetterci quei valori che vorremmo portare avanti nella nostra vita. Libertà, solidarietà, tolleranza, cooperazione, rispetto verso il prossimo e il contesto che ci circonda. Non stiamo parlando di qualche gruppo nostalgico. E lo dobbiamo assumere in tutta la sua dimensione, perché oggi il tentativo di riscrivere la storia avviene da chi oggi ha giurato sulla Costituzione e oggi ha la responsabilità di governare questo paese. Dobbiamo mobilitarci. Io non lo so se voi condividete questo passaggio che sto per dire, ma io sono convinto di una cosa, che la democrazia la si difende praticandola, non c'è un altro modo. E quando, come sta succedendo adesso, tu hai che uno degli elementi di fondo che è stato riconquistato, il diritto di votare, il diritto di tornare a decidere chi ti governa, quando, come sta succedendo adesso, hai ormai metà dei cittadini italiani che a votare non ci va, noi dobbiamo essere preoccupati, perché questa è una crisi della democrazia che va superata riconvincendo le persone a partecipare e ad essere loro che decidono il futuro del loro paese. Quell'indifferenza si coltivano le politiche di repressione che sono in questo paese, in questo momento si stanno agendo, e quindi ripartiamo da lì e cerchiamo di essere meritori di questa giornata, non solo il 25 aprile, ma tutti i giorni.